E della sua famiglia. Questa è la storia di una bellissima principessa dai capelli d'oro. Ma trattandosi di una favola, cominciamo come si conviene. C'era una volta. C'era una volta Giovanna, figlio di un uomo. Disse: e sono molto ricco, ora che la mia ora è venuta, ti lascio tutti i miei averi. Ma ricordati, passato il lutto, devi andare al mercato. Questo voleva mio padre e questo io farò. Arrivato vicino al mercato. Arrivato nei pressi del mercato, si sedette su un muretto al lato della strada. Dal cofanetto uscì uno scorpione molto piccolo che lo guardò dritto in viso e disse: ho fame! Lo scorpione cresceva a dismisura e non si saziava mai. Passarono gli anni e la fama della conoscenza e della saggezza possedute da Jokanan si sparse per tutto il paese, a tal punto che il re lo chiamò a corte come consigliere. Come un filo d'oro.
sono una bellissima principessa può aver dei capelli così belli. Solo lei potrà essere la mia sposa. Detto questo, gli diede il pesce. Questo incominciò a crescere e divenne enorme. E inoltre scoppiò in un pianto a dirotto. Vedi, sono troppo grande, vedi, sono troppo grande. Queste mura, la principessa dai capelli d'oro che prendeva il fresco sotto un albero a riparo dal sole con la sua damigella. E scrutava il fiume dove il barcaiolo remava pigramente. L'anello e disse: partiamo. Yohanan e la principessa giunsero alla corte del re. Il grande potere di Yohanan scatenò le invidie e le ire degli altri dignitari. Yohanan fu trovato smembrato in mezzo alla pubblica via.
sue ferite. Dona alla sua pelle il colore della vita, agli occhi lo sguardo della sua. Fece grande scalpore. Il re disse: se possiamo essere risuscitati così belli, giovani, perché aver paura della morte? Andiamo e dichiariamo subito guerra ai nostri nemici. Ora siamo invincibili. Così il re e il suo esercito partirono per la guerra e dopo una violentissima battaglia. Fecero 3 mesi di grandi festeggiamenti per le nozze reali fra la principessa e Yohanan e vissero tutti felici e contenti.